eccoci qua a fare un bel giro in bicicletta. Siamo a fare un bel giro in campagna. Fa un po' freddo, ma dobbiamo uscire perché c'è il sole. Dobbiamo fare un po' di sport. Siamo in bicicletta. Questa è una strada di campagna dove non passano molte automobili, molte macchine. E qui siamo a Savignano sul Rubicone. E oggi c'è un po' di gente in giro. Stiamo arrivando al cimitero di Fiumicino. Qui alla mia destra c'è il Rubicone che dà il nome alla città. Ma il comune, la frazione, è un po' più forte. La frazione è quella di Fiumicino, che significa appunto piccolo fiume, Fiumino, Fiumicino, Inoino. Davanti a noi abbiamo l'autostrada, ecco il cimitero. Piccolo ma molto carino. E dicevo, davanti a noi abbiamo l'autostrada. Questa è la mia parte preferita. E qua c'è un sottopasso per l'autostrada. Qua ci sono i camion, le automobili, i pullman. Ecco il sottopasso. Ecco il campanile di Fiumicino. Sono le 3:38. C'è un cane. Ah, qua c'è il fiume. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ah, sì. Questo è il Rubicone, dove passò Cesare, giusto? Qui c'è un bel ponte panoramico. La chiesa di Fiumicino. Proprio là. Ci passo. Ok. Vai. È una bella chiesa, carina. Qua c'è un'area più urbana, no, urbana più. Ah, qui c'è l'oratorio, c'è il campo da calcio. E questa è. Alla sinistra c'è il fiume. E adesso e dritto c'è il mare. Se continuassimo a andare dritto arriveremmo al mare, ma noi giriamo a destra in via Colombarazzo. Qui ci sono campagne, coltivazioni, case gialle. Adesso stiamo tornando verso casa, gireremo ancora alla nostra destra tra poco. Fa freddo, però siamo contenti di fare questo giro in bici. Specialmente durante la pandemia è un tocco di salute.
Ecco qua, qua giriamo a destra, qui l'asfalto, la strada non è un granché, non è molto buona. Qua giriamo a destra. In via Colombrazzo II. Prima eravamo in via Colombrazzo I, suppongo. E non so se potete vedere, ma ci sono le montagne di fronte a noi, quindi stiamo guardando verso, diciamo, gli Appennini, il centro dell'Italia. Quindi alle nostre spalle abbiamo il mare, in bicicletta penso ci vorrebbero 40 minuti, forse un po' di più, e le montagne sono a, dipende, un'ora e mezza, 2 ore di macchina, e svalicate quelle montagne, oltre le montagne c'è la Toscana, diciamo in cima alla montagna c'è la Toscana, al di qua c'è la Romagna, al di là c'è la Toscana. Quindi, per avere un'idea, Bologna, Milano sono di qua, il mare è dietro di noi, dritto per dritto ci sono gli Stati Uniti e l'oceano, e di qua c'è la Sicilia e il Sud Italia, più o meno, a grandi linee. E basta, vi saluto perché fa freddo.